L'errore in questione lo troviamo nel film 2001, Odissea nello spazio, del 1968, di Stanley Kubrick. Ma innanzitutto chi è Stanley Kubrick? Noto regista per film famosissimi come per l'appunto 2001, Odissea nello spazio, Arancia meccanica, Shining, Full Metal Jacket. Ma ora torniamo a parlare di 2001, Odissea nello spazio, perché nella scena iniziale c'è un grande errore. Nella scena iniziale troviamo un'inquadratura a partire dalla Luna con un allineamento tra appunto la Luna, la Terra e il Sole, che però è scientificamente impossibile. Infatti le dimensioni dei tre corpi celesti sono sbagliate, poiché la Terra dovrebbe essere molto piccola vista dalla Luna, comunque circa 4 volte più grande di come noi vediamo la Luna. Ma non è l'unico! In una successiva scena, infatti, ci fu lo stesso errore di proporzioni con l'allineamento tra Sole, Giove e le sue lune. Nella sequenza Giove ed oltre l'infinito, dove, oltre alle dimensioni, i corpi celesti si allineano in un modo astronomicamente impossibile, viste le orbite che li descrivono.